Amici, nuovo video che inizia da qui. Da un bel pranzetto. Oggi video reaction di diventare grandi. Vabbè, raga, questi sono i video che ci mettono un po' più in crisi perché qua bisogna proprio avere un po' la faccia da culo. Esatto. Ed è una roba che noi notoriamente non abbiamo. Aspetta che c'è un taxi. Comunque adesso dai, ci metteremo alla prova, come sempre. Come sempre il primo sarò io a farci delle figure di merda, ma va bene. E il così. primo ci dirà: no, non Esatto. disturbatemi. Comunque, il contesto almeno è figo. Sta andando bene, dai. Ti entra subito in testa, è Sì? pazzesca comunque. Cioè, ti rimane, cioè, il ritornello ti entra subito in Dentro in testa. te? Sì. Beh. Nel tempo che l'ascolti un paio di volte, cioè, la sai praticamente. Molto figa. Molto bella. Ciao, vi posso disturbare un secondo? Come si chiama il pezzo? Diventare grandi. E chi canta di? Io. Lui. Tu Lui. e chitarra? No, io Chitarra, batteria. batteria, cioè. No, comunque. A parte gli scherzi, è mixata molto bene. Mi piace molto. La parte strumentale, veramente, veramente. Sembra una produzione di alto livello, devo dire. Devo essere sincero, mi è piaciuta molto. Poi, vabbè, è anche un po' il mio genere musicale, quindi l'ho apprezzata particolarmente. Però io sono molto critico per le produzioni italiane, soprattutto per quelle underground. Però. Veramente un bel pezzo. Complimenti davvero. Mi è piaciuto molto l'ultimo pezzo Ok. dal punto di vista musicale. Ci sono alcune frasi molto, molto belle, cioè effettivamente rispecchiano una persona che sta diventando adulta, ma non è ancora proprio proprio adulta in decadenza. È una persona che ha raggiunto delle consapevolezze, mi sembra di aver capito questo. Sì. Però si rende conto anche che effettivamente ci sono dei momenti in cui si va un Non va po' in così tutto down, ecco, sì, bene. non va tutto bene perché si è poco spensierati. Comunque il testo è molto molto bello. Non siete la solita band del classico Adesso italiano, ecco. Sì. È un po' rock, abbastanza rock. Non è indie, la base mi piace. E anche il testo, il significato, perché diventare grandi, comunque io sono adolescente, quindi. La domanda è: cos'è che diventando grandi hai perso, diciamo, nelle cose che fai o in come sei, e invece cosa hai guadagnato? Forse con il passare degli anni ho perso un po' di spensieratezza nel fare le cose, cioè farle senza pensare magari un po' alle conseguenze, e di contro ciò che guadagni quando cresci è un senso di responsabilità molto più grande, quindi ti fai i tuoi conti quando devi fare qualcosa, pensare qualcosa, però devo dire che ci voleva, cioè a una Ok, certa ci vuole. quindi diciamo il bilancio è Bilancio positivo. devo dire positivo, cioè perdi e acquisti abbastanza bene, poi dipende anche da che persona sei e Certo, come certo. cresci, dove cresci, con chi cresci, cioè me la Grazie. passo. Grande. Tu nella tua vita cosa hai perso e cosa hai guadagnato nel fatto di diventare grande? Ho guadagnato tante responsabilità, cioè la spensieratezza di quando uno è bambino, tante no. Aspettative, illusioni che poi vengono infrante in un certo senso. Però è la vita. Cosa hai guadagnato invece? Ho guadagnato tante consapevolezze e anche tante persone belle che ho conosciuto e anche un po' di cinismo, no? Che magari aiuta ad andare avanti. Quindi bilancio positivo. Bilancio è positivo, ma il bilancio deve essere sempre positivo, perché chi si ferma è perduto. Orecchiabilissimo. Cosa, crescendo, diventando grande, cosa hai perso e cosa hai guadagnato? Allora, ho perso la spensieratezza, quello sicuramente, l'ingenuità perché quella si perde, e però ho guadagnato che ho fatto tantissime esperienze, quindi ho guadagnato in esperienze. Ok. Bilancio positivo. Positivo, sì, sempre positivo, sì. Grazie. Grazie. Siamo arrivati al momento fatidico. Com'è? Ti è piaciuta? Molto, mi è piaciuta sia la base, soprattutto la parte finale, mi piacciono molto quel genere di melodia Ok. e credo che fosse molto carina anche l'associazione testo e base perché aveva un senso. Mi ha dato un'impressione abbastanza malinconica, sarà anche il tempo, non lo so, è un po' associato il tutto, però molto bella. E il testo mi è piaciuto, il fatto che, non lo so, sin dall'inizio fosse appunto abbastanza triste, comunque si guardasse la vita magari in un senso di abbandono di quelle che era in parte la spensieratezza, magari il raggiungimento, no, di alcune consapevolezze,
però poi a un certo punto dice che bisogna arrivare praticamente ad alcuni compromessi, quindi credo che sia un po' il sale della vita, no? Cioè senza compromessi non si può andare avanti, quindi... Bravi, bravi, vero? Sì. Bello. Bene, grazie. Cosa avete perso diventando grandi e cosa avete guadagnato? Il testo era un po' malinconico, no? Diciamo, però... Infatti mi è commosso. Ovviamente diventando grandi si perde appunto la gioventù. Devo lavorare, mi devo guadagnare i miei soldini adesso. Cioè, il passo è stato adesso che è tutto... Come dire, che me la devo vedere io, sto diventando okay. grande. Okay. Okay. Un po' di responsabilità. Certo. Comunque il bilancio è positivo tra diventare... Sicuramente, sicuramente. Bella anche la descrizione. Allora, l'ultima domanda è l'ultima di giornata, perché con questo chiudiamo il video. Tu, diventando grande, cosa hai guadagnato e cosa hai perso? Ho perso, sarò banale, ma un po' di spensieratezza. Però ho guadagnato tanta introspezione, che credo sia necessaria per potersi giostrare un pochettino. E con questo tempo un po' di merda, se vogliamo essere tranquilli, chiudiamo il video e fateci sapere nei commenti se il pezzo vi è piaciuto. E niente, ciao, alla prossima.